No, vabbè, io continuo a stare così per tutto il video, è fighissimo. Ohaio, io sono Lonox e bentornati in questo nuovo video. Volevo fare tipo un vlog per raccontarvi alcune cose che sono successe ed alcune novità del canale. A cominciare dal cappello di Marty McFly. Guardate quanto è figo. Guardate, guardate, guardate. L'ho desiderato davvero un sacco, l'ho trovato su Amazon, l'avevo già visto tempo fa, adesso l'ho rivisto e take my money. Se lo volete anche voi, vi lascio qui sotto il link per acquistarlo su Amazon. L'unica cosa che lo differenzia dall'originale è la visiera qui sotto che è nera, mentre nell'originale fa lo stesso effetto del resto del cappello, e il laccetto qui per regolarlo. Nell'originale mi pare che sia tutto chiuso. Vabbè, ma raga, cioè, che cosa vi devo dire? Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Sembro un pirla, però è bellissimo. Altra novità, e questa spero si noti più del cappello, le luci. Ho finalmente acquistato delle buone lampadine a luce bianca. Non che quelle che usassi prima facessero schifo, ma erano a luce naturale e dovevo sempre fare la correzione del bilanciamento del bianco in post-produzione e basta. Spero che la situazione sia nettamente migliorata. Per me che faccio i video e soprattutto per voi che li guardate, almeno spero. Altra cosa che volevo dirvi poi è che sono stato a Roma 2 settimane fa più o meno, per qualche giorno, e sono andato a vedere la mostra dei 30 anni della Pixar. Non che sia una novità, perché è in giro già da parecchio. Se capitate a Roma, andatela a vedere perché è veramente molto interessante, mi sono un sacco divertito. Ho fatto anche qualche post, qualche storia su Instagram che trovate ancora sul mio profilo. Tutto questo discorso per dirvi di seguirmi anche su Instagram, anche perché molte volte lì pubblico cose diverse da quelle che porto qui sul canale. Come sempre trovate il link qui sotto in descrizione. Rimanendo in ma Roma, finalmente sono riuscito ad andare dopo anni e anni che questo store aveva aperto e io non c'ero mai andato, da Storia e Magia, che è uno store meraviglioso che si trova nei pressi del Vaticano. Ragazzi, voi entrate e vi ritrovate in un altro mondo. Vi dico soltanto che c'è una stanza intera dedicata ad Harry Potter. Se siete fan della Rowling, lì ci lasciate la testa e i quattrini. In realtà devo dirvi che i prezzi sono più che onesti, cioè voglio dire, quello che ho acquistato l'ho trovato anche su Amazon, ma il risparmio era di 1-2 euro, non erano cose esagerate. Storia e Magia è fantastico. Me lo ricordo quando ho aperto tanti anni fa e ho avuto sempre il desiderio di andarci. È capitato che sono andato a Roma, ma non c'era mai tempo per andarla a visitare. Questa volta mi sono detto 10 minuti devo andarli a perdere. E ragazzi, sarebbe stato meglio se io non ci fossi andato, perché adesso ho iniziato una nuova collezione. Questo è il dramma di quei tipi di store. Cosa ho iniziato a collezionare? Ovviamente avrete intuito che è a tema Harry Potter. Sicuramente le conoscerete, sono quelle creature del mondo di Harry Potter in della Noble Collection. Le avevo già viste in immagine su internet, ma un conto è vederle su internet e un conto è vederle dal vivo. Ho sempre pensato fossero delle figure abbastanza cheap con il plexiglass sottile sottile. No, no, ragazzi, sono meravigliose. Vi faccio vedere quello che ho preso da Storia e Magia, il folletto della Gringotts. Questi sono dei veri e propri diorama perché vi faccio vedere, nella parte posteriore della teca c'è un'immagine, l'ambientazione del personaggio relativo. Guardate lo spessore del plexiglass e oltre allo sfondo fighissimo c'è anche il fondo che ricrea l'ambiente del personaggio. In questo caso il pavimento della banca e i sacchi pieni di galeoni. Cioè, ragazzi, questo è il libro contabile del folletto. Guardate quanto è fatto bene. È veramente fighissimo. Guardate il logo della Gringotts. Wow. Come se non bastasse, questa figure in particolare viene via e ci mostra il nostro folletto seduto con altri sacchi nascosti ai suoi piedi. Ripeto, le conoscevo, ma vederle dal vivo fa tutto un altro effetto. E poteva finire qui, ma no, certo che no. Una volta tornato a casa, ho cercato quello che non era disponibile da Storia e Magia e l'ho trovato disponibile su Amazon e l'ho preso subito. Non posso farvi l'unboxing perché volevo vedere se arrivava sano, sto parlando di Edwige, che tra l'altro è la numero 1, quindi la prima che è stata realizzata. Sfondo della sala comune di Grifondoro, e poi c'è la nostra Edwige, che credo sia normale che viene via perché c'è l'incastro. Ragazzi, volete vedere la base? Non ho parole. Guardate, parquet, libri,
bacchetta di Harry è mappa del malandrino e Edwige è perfetta in tutto, scultura e colorazione. Ragazzi, sono davvero senza parole, questa sarà una collezione fantastica, anche perché le figure sono già protette, non dovete scervellarvi per proteggerle, mensole, cose, è già tutto fatto, è già tutto pronto. Se siete interessati ad Edwige o al folletto della Gringot, trovate il link per acquistarli su Amazon qui sotto. Ragazzi, sta succedendo una cosa meravigliosa, sono emozionato, cioè rimasto celeste. Wow! Se avete visto in un mio video passato, da celeste era diventato verde, poi mi è venuto il colpo di genio che probabilmente erano le batterie che si stavano scaricando, e infatti, tra l'altro, ho aggiunto anche questa lampada qui che fa un po' di luce qui, e spero che vi piaccia come ho sistemato l'illuminazione, e credo che sia la definitiva, speriamo. Oramai giocherò sempre col cappello così. L'ultimo aggiornamento che volevo portarvi riguarda una serie. Ad Halloween, come sempre, ho visto il mio bel episodio di Harry Potter, che tra l'altro davano su Italia 1, e poi ho iniziato a vedere Le terrificanti avventure di Sabrina, che trovate, manco a dirlo, su Netflix. Credo che sia un remake, non so se ufficiale o meno, di Sabrina vita da strega, che è una serie vecchia che andava in onda su Italia 1, che non ho mai visto, ricordo un po' così vagamente, mi sono dato un colpo sulla visiera. E ragazzi, ve la consiglio questa serie, è davvero molto bella come serie, è veramente una bellissima serie, mi piace moltissimo la fotografia, la scenografia, alcune riprese hanno delle sfogature ai lati che mi hanno fatto impazzire, sono veramente bellissime, e ragazzi, è una serie che vi consiglio, vedetela, se non si era capito è veramente bella. Tra l'altro posso assicurarvi che molti film horror sono molto meno terrificanti delle terrificanti avventure di Sabrina. Bene, spero che questo vlog, chiamiamolo così, vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare tanti pollicioni, iscrivetevi al canale e ricordate di attivare la campanella per rimanere aggiornati su nuovi video, anche perché non avendo programmazione fissa faccio il video, monto, carico. E dunque, ci vediamo molto presto con un nuovo video, come sempre, quando meno ve lo aspettate. Ciao!